tutti amici lettori, sono Spiccicallen e benvenuti nel mio nuovo video. Come avrete già letto dal titolo qua sotto, eccoci qua tornati per parlare di letteratura giapponese, in questo caso appunto letteratura classica. Come sempre qua sotto nell'info box trovate tutti gli altri video di questa categoria, appunto di questa playlist, in ordine di pubblicazione nonché appunto in ordine storico, riguardante altri periodi storici letterari nonché appunto altri testi che già abbiamo trattato. Se avete visto il video precedentemente pubblicato, magari ve lo lascio qua, abbiamo iniziato a parlare di quelli che sono i Nikkibungaku, quindi della letteratura diaristica delle dame di corte in particolare. Già abbiamo parlato del Kagero Nikki, oggi invece andremo a trattare altri due testi. Sono in particolare il Tosa Nikki di Kino Tsurayuki e la Memoria della Dama di Sarashina, cioè appunto Sarashina Nikki. Ma partiamo appunto dal primo. Scritto da Kira no Tsurayuki intorno al 934-935, il Tosa Nikki non è altro che una sottospecie di diario di viaggio. A differenza di altri diari, questo si può definire come il diario più antico, scritto magari anche prima di tanti altri diari, e a differenza di quelli che sono i diari delle dame di corte, che sono scritti prettamente da donne, questo è stato scritto da un uomo. Se vi ricordate quello che avevamo detto l'altra volta, c'era una bella differenza fra diari scritti da donne e diari scritti appunto da figure maschili, in quanto nei diari scritti da figure maschili si poteva trovare solamente, diciamo, elementi pari a diari di viaggi. Infatti questo non è da meno, è un diario di viaggio però scritto in una maniera totalmente diversa da quelli scritti dagli uomini di epoca Heian, e appunto anche cose riguardanti all'aspetto lavorativo all'interno della corte e non solo. A differenza invece dei diari delle dame di corte, che presentavano appunto narrazione di giornate vissute o semplicemente anche di emozioni provate verso una qualche persona, un qualche paesaggio, insomma quello che comunque la donna provava nel momento in cui scriveva il diario. All'interno di questo diario Kira no Tsurayuki si finge una donna come appunto persona narrante della storia, perché all'epoca sarebbe risultato, come ho detto, disdicevole che un uomo scrivesse di emozioni, scrivesse di poesia, eccetera eccetera, comunque argomenti sempre presi in analisi e trattati da quella che era la mano femminile, dalla cosiddetta onnade di cui abbiamo già parlato. Altra differenza ovviamente di questo diario da quello scritto dagli uomini, prettamente appunto diari maschili, è anche lo stile di scrittura, in quanto come per i diari scritti dalle dame di corte, anche il Tosa Nikki è stato scritto in kana, quindi con la scrittura prettamente giapponese, a differenza di quelli maschili che sono scritti in kanbun, quindi appunto sapete quella scrittura ibrida, tutta scritta a kanji, però è un giapponese però che si rifà molto alla scrittura cinese, insomma proprio totalmente diverso. Altra cosa che distingue questo diario dagli altri diari di mano maschile è il fatto che, come per i diari femminili, anche il Tosa Nikki sia un diario scritto sotto forma privata, non certo sotto forma pubblica. Quindi, come avete potuto notare, si rifà davvero tantissimo alla scrittura diaristica comunque femminile, nonostante l'autore comunque sia un uomo. Come abbiamo già accennato, non è altro che il diario più antico e, come molto spesso decantano molti appunto studiosi attuali, fra cui anche la professoressa Towako Woda, il fatto di essere uno dei diari più antichi non presuppone il fatto che si sia ispirato a quelli che sono i diari femminili, perché prima di questo diario qua non si hanno testimonianze di presenza di altri diari scritti con lo stile appunto onnade, prettamente delle dame di corte. Quindi diciamo che ha dato il via ad un nuovo genere letterario, e proprio per questo motivo il Tosa Nikki viene definito un'opera particolarmente importante a carattere letterario per due semplici motivi. Il primo è che, come ho detto, dà il via appunto a un nuovo genere letterario, che è appunto quello dei Nikki però diverso da quelli maschili, e secondo motivo è quello che all'interno presenta una struttura letteraria davvero molto particolare, in quanto troviamo la figura maggiormente in esposizione, che è la voce narrante, che in questo caso sembra quella di una donna, ma come abbiamo detto il protagonista è un uomo, seguita anche da altre voci in secondo piano che comunque si rifanno molto a quelle che sono figure maschili, quindi si ha anche una terza voce maschile all'interno del diario, quindi si ha, diciamo, un po' una contrapposizione fra stile letterario maschile e femminile, in quanto presenta elementi che si rifanno molto a quelli che sono i diari delle dame di corte, quindi le emozioni, i waka, le poesie eccetera eccetera, più appunto anche il fattore del diario di viaggio, che, come abbiamo detto all'inizio, è un elemento prettamente dei diari maschili. All'interno di questo diario abbiamo molti elementi, come vi ho detto, contrastanti. In particolare si possono notare che sono davvero
presenti in maniera molto ricca i waka, quindi è davvero ricco di poesie, ogni pagina sia sempre comunque un waka che caratterizza la narrazione. Un altro elemento molto importante da che si nota facilmente leggendo questo diario è lo scandire del tempo. Infatti, a differenza di altri diari, soprattutto appunto quelli delle dame di corte, in cui il tempo non viene scandito in giorni, ore, eccetera, eccetera, qua la questione funziona proprio in questo modo. Cioè, in pratica, vediamo all'inizio di ogni capitolo il giorno, l'anno e l'ora in cui Kira no Tsurayuki sta scrivendo le sue sensazioni all'interno del diario. Si può notare anche un altro modo in cui il tempo viene scandito all'interno di questo diario, ed è un metodo molto buddista barra shintoista, perché all'interno di questo diario si sente molto anche la pressione comunque della religione. E una cosa molto molto interessante è anche il fatto che all'interno di questo diario, come ho detto, essendo ricco di emozioni, si parla molto di quella che è la nostalgia verso la capitale, perché appunto il diario tratta delle vicende di Kira no Tsurayuki, che è partito appunto assieme a tutta la sua combriccola, è partito da Heian-kyō, appunto la capitale, per dirigersi a Tosa. E questo comunque porta sia il lettore, ma anche appunto colui che ci narra le vicende, a far vedere quanto può essere triste ed infinito un viaggio che ti porta via da un luogo che tu ami particolarmente, appunto in questo caso la capitale, Heian-kyō. Essendo un'opera comunque ricca di waka, come potete immaginare, ci troviamo davanti anche ad un'enorme presenza di Mononoke, di cui già comunque abbiamo parlato, che vedremo soprattutto nei momenti in cui Kira no Tsurayuki ci parla di quella che è la morte della figlia, un ricordo molto triste che si porterà avanti per tutto il tragitto del viaggio. Ed un altro elemento comunque che si risente molto all'interno di questo testo è assolutamente il notare quanti pericoli ci possono essere durante un viaggio, soprattutto se ci si è allontanati dalla capitale, che per quell'epoca era comunque un luogo sicuro, un luogo in cui tutti potevano stare tranquilli. Allontanarsi dalla capitale portava a vivere mille, mille pericoli. Vi ricordate quello che avevamo accennato anche nel Genji Monogatari, quando appunto Genji era in esilio a Suma e sentiva questa distanza dalla capitale che non lo faceva più sentire nemmeno se stesso. Ecco, il discorso è lo stesso. Ed è proprio grazie a Genji Monogatari che noi ci ricolleghiamo alla seconda opera di cui oggi andremo a parlare, che non è altro, come ho detto, che il Sarashina Nikki, cioè le memorie della dama di Sarashina. Scritto dalla figlia di Sugawara no Takasue intorno, in una data non certa, ma pressoché, diciamo, veritiera, che è il 1060. E all'interno di quest'opera possiamo leggere, diciamo, le avventure di questa fanciulla che da sempre sogna una vita all'interno della corte degli Yankyo, un sogno, diciamo, alimentato molto dalla sua perenne lettura di quelli che sono i Monogatari. In particolare lei si rifà molto alla figura di Ukifune, che è la protagonista della seconda parte del Genji Monogatari, quello che richiama la signora della barca. E appunto lei passa la sua vita da ragazza nella sua città natale, sognando che un baldo giovane come Genji, poi se è Genji ancora meglio, come suol dirsi beata gioventù, arrivi la notte nella sua casa e la venga a prendere, portandola con sé alla capitale. All'interno delle pagine di questo diario possiamo captare in modo molto insistente quella che è la solitudine di questa fanciulla, solitudine che ci accompagnerà per la maggior parte dell'opera, in quanto da quello che lei dice aveva particolari problemi nel rapportarsi con le persone che la circondavano all'interno della sua casa. Ed ecco svelato il motivo del perché lei ami così tanto i Monogatari e soprattutto sogni di vivere una vita all'interno della corte di Yankyo. Nel momento in cui però il suo arrivo alla capitale avverrà fisicamente, tutti i suoi sogni e tutte le cose che si era immaginata verranno totalmente distrutti nell'arco di pochissimo tempo, in quanto si accorgerà che la vita all'interno della corte non è per niente uguale a quella che lei si era immaginata e sognata, e questo la porterà addirittura a dire che i Monogatari sono opere false e che portano false speranze e sogni all'interno della mente delle fanciulle. Vi ricorda qualcosa questo discorso? Vi rimando al video dove ho parlato del realismo del fittizio all'interno dei Monogatari, appunto il Monogatari Rho, Murasaki Shikibu, Genji Monogatari, eccetera, eccetera. All'interno di questo Nikki possiamo trovare una struttura che si rivela molto diversa da quella che abbiamo conosciuto magari noi qua come diari occidentali, nel senso che la scrittura non è frammentaria, nel senso non si ha una pagina dedicata a una cosa oppure una cosa molto tipo data, ora, eccetera, eccetera, ma si ha un diario scritto in un'unica veste, come se stesse leggendo letteralmente un'autobiografia, cosa che il diario dovrebbe appunto portare a pensare. Importante anche qua, come abbiamo anche accennato nel Tosa Nikki, è il ruolo sia delle varie emozioni, che appunto la nostra protagonista
mette all'interno delle pagine del Nikki, nonché appunto anche dei vari work, delle varie poesie presenti all'interno di quest'opera, che come per il Tosanicchi sono davvero un'infinità. Si può definire Sarashina Nikki come un'opera comunque importante a carattere letterario per molti aspetti, ma in particolare appunto per il continuo richiamo verso quelli che sono i monogatari, in particolare il Genji a cui l'autrice è molto legata, ma anche per richiami verso quello che è l'Ise Monogatari. Una cosa molto interessante è che possiamo notare la protagonista che si staglia fra due tipi di letterature diverse, quelle che sono letterature più leggere, che sono appunto i monogatari, e quelle che sono letterature comunque più pesanti, più importanti, che è la lettura e lo studio dei sutra, in particolare il sutra del loto, che diciamo da questo periodo in poi inizierà ad avere particolare rilevanza all'interno di opere letterarie e non solo, anche appunto all'interno delle persone che vivevano all'interno della corte. E poi un'altra cosa importante ovviamente è il contrapporsi fra due stili di vita, quello che lei sogna all'interno della sua mente leggendo soprattutto il Genji Monogatari e quello che ovviamente la vita all'interno della corte è davvero, appunto, è realmente. In pratica lei si costruisce il suo mondo attorno a una palla, a un muro e crea il suo totale io molto fantasioso. Ecco, diciamola così. Ok, per oggi abbiamo finito, ho già ciarlattato abbastanza, spero di non avervi per nulla annoiato. La prossima volta tratteremo di un altro Nikki e di una raccolta di Waka, che è la raccolta di Waka più famosa, diciamo, di epoca Heian, diciamo che è sullo stesso livello del Manyoshu, però Manyoshu di epoca precedente. Sto parlando dell'Izumi Shikibu Nikki, appunto per l'opera diaristica, e del Kokiwaka Shu, cioè la raccolta di poesie antiche e moderne, scritta sempre da Kira no Tsurayuki, di cui possiamo trovare anche una prefazione all'interno dell'opera. Io vi rimando al prossimo video, vi mando un bacione grandissimo, vi ricordo che qua sotto trovate sempre tutti i link agli altri video di questa categoria, mi auguro che anche questo vi sia interessato e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!